assaggiamolo. No. Buongiorno ragazzi, come state? Come avete visto dall'intro, quest'oggi un video un po' diverso perché andremo ad assaggiare insieme questo culatello della Lidl approvato gambero rosso. Infatti, perché ho deciso di portarvi questo video? Beh, perché ho visto la pubblicità appunto della Lidl che pubblicizzava per il periodo natalizio questa serie di prodotti tra cui il culatello approvati dal gambero rosso, tra l'altro culatello a 2,99 euro. E allora mi sono domandato: ma come sarà questo prodotto? Perché se l'operazione a livello commerciale mi è chiara dalla parte di Lidl, perché avere sui propri prodotti un bollino, un tagliandino che dice appunto approvato dal gambero rosso, quindi approvato, selezionato, consigliato, voglio dire, ecco, mi è magari meno chiara appunto l'interesse visto dal punto di vista del gambero rosso. Quindi mi sono domandato: beh, però se la Lidl ha da guadagnare, vuol dire se i propri prodotti vengono brandizzati in qualche modo dal gambero rosso, e gambero rosso cosa ci guadagnerà? Sì, probabilmente ci sarà alle spalle un accordo commerciale, quindi diciamo avrà un'entrata economica, però primo, comunque, il marchio gambero rosso associato ad un prodotto di supermercato già potrebbe suscitare nel consumatore delle incognite. Inoltre, diciamo, la Lidl viene spesso associata comunque a una fascia della grande distribuzione, magari che si colloca appunto in un range un po' più dedicato al risparmio. E questa è la prima incognita. La seconda è: ma una volta che io vado ad aprire, ad assaggiare questo prodotto, al di là che sia finito nella grande distribuzione, che sia un prodotto chiaramente in busta, eccetera, ma se poi una volta aperto questo prodotto non fosse buono o fosse addirittura scadente, beh, chiaramente il marchio gambero rosso, che è un marchio affermato, voglio dire, tutti voi lo conoscete, tutte le guide, vuol dire, potrebbe avere molto da perdere. E allora mi ha incuriosito, ho detto: ma sai, culatello del supermercato a 2,99 euro, sarà una schifezza? Però è sponsorizzato gambero rosso, andiamo ad assaggiarlo, perché chi lo sa. Quindi adesso insieme a voi andrò ad aprire questa busta. Prima però voglio condividere con voi, appunto, perché ho cercato online per recuperare qualche informazione e non ho trovato grandi informazioni, se non fosse per quelle ufficiali del sito della Lidl, dalle quali si legge: dalla nostra passione per la cucina e dalla volontà di esaltare l'eccellenza dei nostri prodotti è nata l'esclusiva collaborazione con Gambero Rosso, eccetera, eccetera. Lavoriamo stretto contatto con i loro esperti per migliorare costantemente la nostra offerta, con l'obiettivo comune di portare in tavola sapori e profumi che soddisfino anche i palati più fini. Cioè, voglio dire, qua stiamo buttando legna da ardere sul fuoco. E poi ancora un sigillo provato da Gambero Rosso, una selezione migliore di prelibatezze, una gamma di eccellenza che è stata sottoposta all'insindacabile giudizio della giuria di Gambero Rosso, composta dai più qualificati professionisti del settore. La commissione ha assaggiato e valutato attentamente i prodotti della linea Deluxe
e ha assegnato ad una rosa di prodotti il prestigioso fregio di approvato dal Gambero Rosso. Tale sigillo rappresenta un ambito traguardo, simbolo di elevata qualità. Ecco, quindi, insomma, chiaramente, come è giusto che sia, questa partnership è, diciamo, cavalcata giustamente a livello di marketing, a livello commerciale, dalla Lidl. Ma adesso scopriamo insieme se quindi questi prodotti sono davvero dei prodotti che, al di là del discorso supermercato non supermercato, al di là del discorso appunto del marchio Lidl, che in alcuni consumatori può richiamare magari prodotti legati più a un settore legato alla convenienza più che alla qualità, che poi questa cosa può essere o meno sindacabile, ma valutiamo insieme in maniera assolutamente, diciamo, onesta e senza pregiudizi, questo prodotto, se è un prodotto valido e se, diciamo, a livello organolettico, a livello proprio di piacere, può essere davvero considerato culatello. Parliamo di un prodotto che va che va negli scaffali a 2,99 € per 70 grammi. Diamo un'occhiata alla confezione, vediamo che informazioni possiamo recepire. Vediamo: Deluxe, culatello, carne 100% italiana, provato Gambero Rosso, ricetta emiliana, 70 grammi. Ecco, queste sono le informazioni che possiamo recepire, diciamo, nella parte anteriore della confezione. Vabbè, dietro fondamentalmente culatello con ingredienti, carne suina, conservare in frigorifero, quindi dietro non c'è nessun ulteriore elemento di informativo che ci può interessare. A questo punto andiamo ad aprire la nostra busta di affettato. Allora, l'odore appena aperta la confezione non è il massimo, ma in generale quando si aprono le buste di affettati non esce mai un buon profumo. Ma allora, a livello di profumo non è che sento, diciamo, qualcosa di particolarmente invitante, però lasciamolo respirare un attimo. Tra l'altro vi dico che, come tradizione ogni anno, in questo periodo, cioè nel mese di novembre, sono solito andare al November Pork, che è una manifestazione di cui vi parlerò in un altro video, molto bella, che si tiene in quattro comuni, tra cui Polesine e Parmense, che si trovano appunto in una zona tra Piacenza, Parma, Cremona, e dove appunto il protagonista è il maiale per tutto il mese di novembre, con una serie di prodotti, diciamo, dell'eccellenza, possiamo chiamarla contadina, quindi ricette rustiche però con materie prime molto molto buone. E il ristorante, cioè ci sono vari ristoranti che aderiscono a questa manifestazione itinerante, che prevede proprio anche delle sagre, e uno dei ristoranti dove vado è quello della, diciamo, è uno dei ristoranti della famiglia Spigaroli. Famiglia Spigaroli che hanno anche un ristorante con una stella Michelin, e che sono famosissimi in tutto il mondo per la produzione, oltre ad altri prodotti, ma per la produzione del culatello. Quindi hanno una cantina bellissima che è visitabile, dove vengono appesi appunto tutti questi culatelli a stagionare, e quando uno passa, diciamo, per questa cantina può vedere i cartellini con le prenotazioni. E per dirvi, io negli anni ne ho visti diverse legate ai personaggi famosi, voglio dire, ce n'erano alcuni che erano prenotati una volta, diciamo, arrivati a pronta maturazione per essere inviati. C'erano già stati acquistati da Elton John, c'erano quelli per Buckingham Palace, quindi questo per dirvi un po' il contesto.
E quindi quando andiamo a fare questo pranzo, tra le varie portate con gli antipasti c'è anche il loro culatello. Quindi diciamo che conosco bene quando un culatello è buono, quando può rappresentare l'eccellenza, e tra l'altro appunto sono appena stato meno di un mese fa da loro, quindi ho ancora fresco e vivido il ricordo delle sensazioni a livello organolettico in bocca. Per cui questa sfida non sarà semplice per questa busta di culatello Lidl, ma andiamo ad assaggiarlo, perché allora adesso il profumo già un pochino sta migliorando, secondo me probabilmente lasciandolo per una magari mezz'oretta all'aperto, in modo tale che vada ad evaporare un pochino di umidità, potrebbe tirar fuori a livello di profumi un qualcosa di più. Adesso non credo tantissimo in più, però potrebbe. Ma è arrivato il momento di andare ad assaggiarlo e di fare la prova del 9. Allora, sono proprio curioso, andrò così brado con le mani. Intanto ho preso una parte diciamo più magra e assaggiamolo. No. Seriamente. Allora, prima impressione, adesso poi lo riassaggio con voi. Non è culatello, o meglio, non metto in dubbio che la parte sia quella, che ci siano, voglio dire, non metto in dubbio che possa, per poterlo vendere, essere chiamato culatello, però culatello è una cosa diversa. Culatello normalmente è bello stagionato, tagliato un po' più spessino, quindi essendo stagionato rimane più croccante, ha più consistenza, ha un bouquet aromatico che è molto intenso, molto pieno, molto persistente, nulla di quello che ho trovato in questo culatello. Lo potete vedere già la consistenza, super morbida, vuol dire ci sono dei prosciutti di qualità stagionati che hanno una consistenza più importante, con una struttura più rigida. Appunto, a livello di profumi, profuma di un crudo nemmeno troppo buono, troppo saporito. All'aspetto il culatello ha un colore più vivo, più intenso, più forte, più rosso, ma anche con delle sfumature che tendono in alcuni punti un po' verso il giallastro, cioè tutte quelle sfumature che emergono quando appunto c'è una corretta evoluzione del prodotto, una maturazione. Nulla che si può trovare in questo prodotto. Lo riassaggio, così vi do anche le impressioni al gusto. Anche al gusto manca consistenza, manca complessità, un livello di aromi, cioè potrebbe essere un prosciutto crudo, non cattivo, perché non è cattivo, non è che lo metti in bocca e dici oh mio Dio cosa sto mangiando, non è di quei prosciutti che vedete a volte magari in quei bar proprio di periferia trascurati, che dove c'è dentro questo prosciutto che sembra di plastica proprio. Ok, non è così, cioè tutto sommato comunque il sapore in bocca è, se voi lo mangiate in un panino potreste pensare che è un prosciutto abbastanza buono, e basta, ecco, non c'è un qualcosa di più da dire. Adesso questa parte qua è anche un po' più ricca di grasso, sentiamo, cioè normalmente il culatello c'è, cioè, quel bel contrasto anche tra la parte secca che rimane un po' più dura, più salata,
più aromatica e poi però tutto il sapore, la dolcezza, la grassezza che viene ceduta dal grasso. Quindi il connubio delle due parti chiaramente molto piacevole, molto interessante. Ripeto, qua se andate da, non dico neanche un buon salumiere, se andate in un buon supermercato e ordinate un buon crudo, ecco, sì, anzi, forse se ordinate un buon crudo, forse può essere anche un pochettino meglio. Va ragionato dal punto di vista qualità-prezzo, cioè appunto la parte può essere quella del culatello, 70 grammi a 2,99 euro, che il culatello non ha questi prezzi, sì, cioè non posso dire che il prezzo sia inadeguato per il prodotto, però posso dire che se uno prende un buon crudo mangia qualcosa di più interessante. Quindi che senso ha prendere il culatello solo perché sento il nome culatello del prodotto se poi non ho dietro tutta una serie di caratteristiche legate alla qualità di quel prodotto? Quindi ripeto, meglio mangiare un buon crudo, anche se, come vi dico, questo prodotto, cioè non è cattivo in bocca, cioè adesso io lo mangerò anche perché non mi piace fare sprechi alimentari, tantomeno se parliamo di carne o insaccati, quindi insomma. Però no, la domanda è, lo ricomprerei? No. Lo consiglierei? No. Cioè, volevo provarlo, sono contento di averlo provato e comunque magari in futuro vi porterò qualche altro contenuto simile sul canale, perché comunque la cosa mi aveva incuriosito, quindi mai dire mai, cioè questa volta è andata così, magari la prossima ci sarà avrò delle altre impressioni. Però obiettivamente se mangio il culatello, se sono disposto a spendere quello che costa un culatello, però ho un prodotto di un certo tipo. Questo prodotto, francamente, io personalmente non lo considero un culatello. Cioè, guardate il colore, la consistenza ve l'ho fatta vedere, il profumi e e sapori ve li ho raccontati, però direi che non ci siamo, cioè io non lo ricomprerei, cioè non mi sento di consigliarvelo. Detto ciò, se anche voi l'avete assaggiato, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, magari facendo anche un paragone tra diciamo il vero culatello. Credo che abbiate tempo, se volete provarlo, fino a tutto il mese di dicembre per poterlo acquistare, quindi nel caso potete trovarlo negli scaffali. Se questo video vi è piaciuto, vi è sembrato interessante, lasciatemi un like, vi ricordo iscrivetevi al canale per tanti contenuti nel mondo vino, ma non solo, anche tutto il settore non gastronomico, e ci vediamo al prossimo video.